Eccoci qua, sempre Acid Water, Butter, o come cazzo mi volete chiamare, mi chiamate. Sempre la Marlboro, altrimenti deluderemo i fan di quelli che dicono: oh, si fa figo perché fuma, minchia, fumo perché? Perché c'ho il vizio, come tutti gli stronzi. Oggi, niente video tutorial, niente di assolutamente stupido tipo Warrock, Bimbi Minchia o altre storie malate. Ma c'è una piccola rivendicazione che devo fare, che sarebbe quella riguardo Alessio Goto e quelli che hanno detto vogliamo vedere il retile. Ebbene signori, vi darò tre notizie. Intanto vi faccio vedere il mio retile col gioco di Warrock M134 originale, pagato $35 con tanto di custodia, tutti i cazzi, e anche di K2 Network. Fa pure schifo al cazzo perché se lo installi, vedi, giochino, scatola, una merda, perché se lo installi direttamente da questo CD, installi il chapter 1 che dà problemi di audio, cioè 270.000 bug. L'unica cosa carina è il cartoncino con tanto di codice retail M134, rinculo spaventoso imparato dopo un anno ad usarlo. E vi do un'altra notizia, tanta gente dice i retail non sono più disponibili. Ahimè signori, i retail sono disponibili, ma solo in un sito che non è italiano, non è straniero ed è illegale. Non è OGK, perché quelli sono rigenerati con tanto di rischio di ban e sono illegali e comunque non ci sono più. È un sito che non vi dirò, perché lo diremo soltanto ai, diciamo, alle persone iscritte al gruppo, che attualmente è un gruppo di DM che pensano tutt'altro, anziché da una parte non gli do torto, perché comunque Warrock gli banniamo gli account livelli 1, mettono tanto di string ma non cambia. E però questo sito, dove sono appunto reperibili qualsiasi, e dico qualsiasi tipo di retail, smentiti da tutti i moderatori italiani, stranieri e amministratori, perché questa azienda ha comprato uno stock di questi retail, ne avranno circa 500-600 pezzi, li vendono a prezzi mostruosi che personalmente vi sconsiglio di comprare, però li vendono e funzionano, perché sono retail originali risalenti al chapter 2. Poi, terza notizia, domani sera, non venerdì bensì sabato, dopodomani, farò un video, un bel vaffanculo time, sempre in amicizia, perché ormai con Zuppi poverino ha eliminato anche il suo video, quindi non mi sembra il caso di continuare a puntigliarlo. Fondamentalmente è un ragazzo, quindi come tutti cerca di difendersi, cerca di divertirsi, però farò un video simpatico e carino con la mia bellissima videocamera all'interno del locale dove lavoro e organizzerò un vaffanculo generale da parte di tutto il locale, giusto per ridere, però per farvi vedere che comunque come si può sfondare in un semplice video su web, come si può sfondare in un locale dove ti pagano a fine serata. Poi volevo ringraziare alcune persone che ci stanno dando sia quelle buone sia quelle invece bastarde, che danno sempre i soliti, le solite critiche da handicappato, tipo risalenti alla vecchissima storia del mio Dinarbot spiegata 36 volte, come a quella della dell'opicappata in zombie da solo, che è stata una volta sola, sfido chiunque a non averlo mai fatto. E detto ciò, il prossimo video prenderà invece sott'occhio, cioè non vi svelo ancora chi, prenderà sott'occhio 5 persone che non sono molto simpatiche, diciamo. Ne approfitteremo per fargli un bel video smerd e tirargli un po' di merda in faccia, sai, classico stile bimbo minchiese di Warrock. Che altro dire? Ah, ringrazio tutte le persone che mi scrivono in PBT: ti stimo troppo per i video di Giuppi. Ragazzi, i video belli sono quelli dove si parla di cose vere, quelli dove si scherza o si prende in giro una persona, fanno ridere un pochettino, poi basta, diventano pesanti, diventano oppressivi. Quindi fate invece qualcosa anche voi di video, riprendetevi in faccia e dite quello che pensate. È una sfida buttata un po' a tutte le persone che comunque stanno nel web.
Vediamo chi è quello più bastardo, quello più cattivo, quello più simpatico o anche quello semplicemente più figo. Nel frattempo vi saluto da Acid Water o Acid Water, ricordando il vecchio video, e ci sentiamo alla prossima. Malboro, ricordate, bastardi.